Bellissima iniziativa di solidarietà da Milazzo per donare un pasto caldo ai più bisognosi. In attesa della ripartenza, il ristorante di Ngogna Bay ha riconvertito la cucina per donare aiuti ai meno fortunati. Lo chef Dario Pandolfo continua così a cucinare, questa volta non per i clienti del ristorante, ma per i più bisognosi, supportato da Marco Calabrese, proprietario del Ngogna Bay, ubicato sulla Baia del Tono di Milazzo, e da tutto il team di Sale e Cucina. Nei giorni scorsi è stata la volta della mensa dei poveri di Cristo Re a Messina, dove sono stati donati 150 pasti, mentre 200 pasti sono stati distribuiti nella parrocchia di San Giovanni Paolo II in favore della comunità di Porto Salvo, con il supporto del parroco Padre Vincenzo, responsabile della Caritas cittadina. Nei prossimi giorni il team di Ngogna Bay sarà nuovamente al lavoro per offrire il pasto alla Caritas di Milazzo e a quella di Barcellona, oltre che in favore della Croce Rossa in collaborazione con l'associazione Lions di Milazzo. L'iniziativa nasce dal bisogno di sentirsi utili in un momento del genere. In questo momento possiamo fare ben poco per le nostre aziende, ma possiamo fare molto per gli altri. Possiamo provare a combattere lo spreco alimentare o la fame. Stiamo garantendo un pasto per 350 persone ogni settimana, grazie a una filiera fatta di persone che ci donano briciole che poi noi trasformiamo in piatti. Questo progetto non si fermerà qui, quindi dalla crisi sanitaria, ma proveremo a portarlo avanti con la costruzione di una mensa in cui a turno ogni cuoco del milazzese potrà andare a cucinare dei pasti per i meno fortunati. Sono tante le aziende che hanno contattato i promotori dell'iniziativa e nei prossimi giorni daranno il proprio contributo.